Il 15 dicembre ci sarà una manifestazione nazionale a Reggio Emilia, sul tema Diren, a partire dalla vicenda locale, ovvero dalla discussione delle mozioni, presentate dal Comitato Acquabene Comune di Reggio Emilia, e inerenti il futuro del servizio idrico in città, la multiutility del Nord, e la situazione della gestione a livello territoriale. Però questa manifestazione, questo percorso locale, a mio avviso si mischia o si contamina con quello che sta accadendo anche in altri territori italiani dove IREN gestisce il servizio idrico integrato o altri servizi. Abbiamo la situazione di Piacenza, dove come Reggio Emilia il servizio è scaduto, è in proroga e dove gli investimenti realizzati sul territorio, sulla rete idrica, sono nettamente inferiori a quelli da piano d'ambito. Abbiamo la situazione genovese, dove gli operai sono scesi in piazza, gli operai edili impiegati nelle manutenzioni delle opere acquedottistiche, perché IREN avrebbe bandito una gara con delle gare, diciamo così, per rinnovare i servizi di manutenzione che garantivano risorse per un livello inadeguato di interventi per mantenere il servizio adeguato. E poi c'è la situazione di Torino, una città che è prossima al fallimento, nel senso che la città di Torino rischia di chiudere con un grave deficit anche il bilancio del 2012, qualora non riesca ad alienare alcune società partecipate. In questo caso si aprirebbero le porte della situazione di dissesto finanziario, e IREN è parte di questo percorso, diciamo così, di gestione un po' particolare del bilancio del Comune di Torino, perché ad esempio è stata utilizzata da Torino per garantirsi liquidità, quindi attraverso un sovrasfruttamento della società, qui sono state tolte risorse dalle riserve per garantire dividendi agli azionisti pubblici, Torino, Genova, ma anche le altre città, quelle emiliane socie. Quindi questa società poggia su basi molto meno solide di quelle che avevano le vecchie municipalizzate, che si sono andate via via aggregando, una solidità che è stata intaccata da una parte, appunto, aggredendo le riserve per distribuire utili, dall'altra anche per quello che è il corso azionario, quindi come va questa società in borsa. E Torino e Genova, i comuni Torino e Genova sono stati costretti nel 2012 a svalutare la propria partecipazione, quindi a dichiarare pubblicamente, a mettere per iscritto che la propria partecipazione in IREN vale 250 milioni di euro in meno rispetto a quello che valeva l'anno prima. Ecco, per tutti questi motivi IREN oggi è un soggetto molto debole, e per tutti questi motivi, a partire dalla manifestazione di Reggio Emilia, noi possiamo chiedere un'altra società, anche volendo, a partire da un fallimento di IREN, che sta dimostrando di non essere un'impresa adeguata a stare sul mercato, ha accumulato un livello di indebitamento significativo nell'arco di pochi anni, superiore ai 3 miliardi di euro. Ecco, è molto difficile immaginarne un salvataggio. Qualora venissero a mancare le gambe di questo processo, cioè qualora venissero davvero a mancare le concessioni, quindi gli utenti, quindi le bollette, quindi la liquidità, probabilmente si aprirebbe davvero lo spettro del fallimento per la società stessa.